Del latte con i cereali, per favore. Ti sta bene questo vestito? Grazie. Grazie. Vuoi assaggiare? Perché hai ordinato i cereali? Perché Tu perché hai ordinato il tè? Io tu hai ordinato i cereali? ho ordinato i cereali perché non volevo che ci fossero fraintendimenti. Questo non è un appuntamento. Può esserlo lo stesso anche se ordini i cereali. Beh, non è un appuntamento. Come va la cosa del ballo? Bene, e la tua Sì? cosa? L'ingiunzione restrittiva. Non è la mia cosa. La mia cosa è tornare insieme a Nikki. E sto andando piuttosto bene, soltanto che ho avuto un piccolo incidente dal dottore. Ah, l'incidente con i pesi. Già, era una cosa con i miei genitori. Però vorrei tanto scrivere una lettera a Nikki dove le dico che non è stato niente. Insomma, io sono totalmente sotto controllo. E sto andando davvero bene in realtà. Una lettera a Nikki, se vuoi gliela posso dare io. La vedo con mia sorella qualche volta. Sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto. Gliela potresti dare? Sì? Sì, dovrei farlo di nascosto da Veronica perché questa lettera infrangerebbe la legge, cosa che Veronica sicuramente non vorrà fare. Però lo faresti? Io sì, però dovrei andarci cauta perché sono già a fare i corti con la mia famiglia e dovresti sapere come ho perso il lavoro. Facendo sesso con tutti quelli del mio ufficio. Tutti quanti? Sì, ero molto depressa dopo la morte di Tommy, erano tante persone. Non ne dobbiamo parlare. Grazie. Quanti erano? 11. Lo so. No, non ne parlo più, prometto. Non ne parlo più. Un'ultima domanda solo, ma c'erano anche donne? Sul serio. Com'è stato? Eccitante. C'erano donne più grandi di te, la professoressa sexy che ti seduceva. Ti Farmi sedere sulle ginocchia e fare cose, sì. faceva sedere sulle ginocchia. Ti diceva cosa fare. Scusa, no, a Niki non piacerebbe questo. Io, quando parlavo così, le dava troppo fastidio, diceva che ero un pervertito. A me non dispiace. Non ti dispiace? No. No. Però poi sono cominciati i litigi. Nei bagni, al parcheggio, lavoro dovunque. E il capo mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che era colpa mia. E allora io l'ho accusato di molestie sessuali e mi hanno licenziata, mi hanno mandata a casa e mi hanno messa sotto farmaci. Beh, capisco, la canzone che c'era quando ho trovato mia moglie con il professore di storia sotto la doccia. Ne ho sentito parlare. Non la riesco più a sentire, ne esco pazzo. Delle volte anche non c'è, io la sento per strada, dovunque. Wow. Anche a me hanno messo sotto farmaci. Me ne vergogno un po', in realtà. Già, Già. però devo trovare una strategia. Sì. Anch'io. Torniamo alla lettera, comunque. La Sì, lettera. torniamo alla Torniamo alla lettera. lettera. Allora, secondo me tu la potresti dare a Nikki mentre Veronica è in bagno. Sì, Ok? mi piace, fico. Potrebbe Figo. funzionare. Potrebbe, no? Devo scrivere la lettera. Devo scriverla. Io non. Potrebbe funzionare, no? Potrebbe. Dove vai? Devo scrivere la lettera. Devo Sì, ma posso scriverla. finire il tè almeno? Perché? Sì, cioè. Aspetta! Aspetta, ma. Perché Veronica avrebbe detto a Nikki della nostra cena? Adesso che ci penso, ma. Era un test. Era un test.
Ho avuto questa sensazione. Cazzo, era un test? Come ho fatto a non capirlo? Era un test. Come sono andato? Piuttosto bene, no? Cioè, sono stato... Sì, ha detto che sei molto fico. Molto fico di base. Di base? Perché? Per solo di base? No. Sotto quali aspetti non sarei stato fico? Beh, sei fico. Che lo sai, no? No, non lo so. Cosa? Insomma, come sei? Ma okay, come sono tranquillo. Cosa? Cosa vuoi dire come sono? Come sono cosa? Un po' come sono io. Come sei tu? Allora, spero non abbia detto questo a Niki, perché sennò... Perché? Perché... non è giusto accomunarci, me e te. Insomma, dopo tutto quello poi che hai detto, non farebbe piacere a Niki. Tu credi che io sia più pazza di te? Siamo diversi. Oh mio Dio, ma come fai? Tu mi uccidi, lo sai? Allora, dimenticati la mia offerta di aiuto, perché noi non siamo amici, ok? Perché io sono troppo pazza. Io sono troppo più pazza di te. Sono una pazza. Aspetta, sono completamente pazza. E tu non sei pazzo, invece. Non sei pazzo. Io sono pazza, sono pazza. Sono una pazza. E sono una troia. Col marito morto. E tu sei uno stronzo. Sei uno stronzo di merda. Vaffanculo. Tiffany.